Attilio Caia, tutto pronto per il derby, un derby atteso ben 15 anni, tantissimi. Beh, insomma, penso che noi ne sentiamo di riflesso perché nessuno di noi ha la percezione di quello che è stato, però abbiamo avuto modo di, tramite i mass media, tramite appunto la stampa, di leggere questa certa rivalità e quindi è un motivo anche per noi di stimolo, se ce n'è ancora più bisogno, come già una partita. È importante, questa invece c'è questa rivalità che nello sport italiano penso che sia una cosa ancora molto importante, che sia un po' il condimento giusto e quindi anche noi dovremmo dare ancora qualcosa in più per cercare di fare bene e portare un risultato. Quali saranno, secondo lei, le chiavi tecnico-tattiche della partita? Due squadre che nonostante sia l'inizio di stagione hanno già fatto abbastanza bene nelle prime due partite e diciamo che noi siamo un po' più omogenei nel senso che abbiamo più distribuzione dei punti, dei giochi di squadra. Per quanto riguarda Forlì un pochettino più dipendenti da Gordon, Gordon è un giocatore che ha fatto molto bene, quindi per quanto riguarda noi la marcatura principalmente su di lui può essere un motivo chiave, senza però dimenticare sia Foiera che Wittmann e Ricartoschi, che sono altri giocatori che possono fare bottino. Come ha visto in settimana i suoi ragazzi? Li ho visti bene come al solito, per la verità, sono sempre dall'inizio che stanno lavorando bene con un bel atteggiamento, una bella attitudine, poi dopo è chiaro che facciamo degli errori, cerchiamo di ridurli, di farne sempre meno, però l'impegno c'è e quindi sono buoni auspici perché nell'arco del tempo ci metteremo e correggeremo tutte le nostre cose. Che palafiera si aspetta? Ma penso che ci sarà buona gente, anche perché Forlì anche in casa la partita precedente ha fatto un buon pubblico. Noi penso che la gente che sia venuta qua abbia avuto buone sensazioni, quindi essendo una partita così vicina posso anche tornare, anche se chiaro con la partita in diretta televisiva magari qualcuno può decidere di fare altro, però insomma è importante che noi facciamo la nostra parte e diamo soddisfazioni o quantomeno i nostri tifosi siano contenti di come ci hanno visto giocare.